arte, musica, tradizione, cultura, ma anche tanta bellezza per valorizzare e promuovere il territorio agrigentino. Con questo spirito sono stati presentati all'Estuario di Agrigento il libro e il calendario Obiettivo Donna, realizzati dalla giornalista agrigentina Margherita Trupiano e dal fotografo torinese Claudio Molinaro. Protagoniste sono donne di tutta Italia dai 35-60 anni, donne della porta accanto, impiegate, professioniste e casalinghe, ognuna con una storia da raccontare e tanta voglia di mettersi in gioco e fare nuove esperienze. L'iniziativa nasce su Facebook, si comincia col primo casting a Palermo, si arriva poi a Roma, Bologna, Milano, Torino, Padova e infine si approda ad Agrigento per la kermesse conclusiva alla presenza del presidente della provincia Eugenio D'Orsi, che ha poi accompagnato le Miss in una speciale visita notturna nella suggestiva Valle dei Templi. Poi lo spettacolo con Nenè Sciortino all'Estuai, dove la Camera di Commercio di Agrigento ha offerto anche una ricca degustazione di piatti tipici agrigentini. L'iniziativa punta non solo a celebrare la bellezza delle donne over 35, ma anche a creare un asse di scambio culturale tra la Sicilia e le altre regioni d'Italia. Noi vogliamo esserci soprattutto nella promozione del territorio, e quando la promozione del territorio si coniuga con quella che deve essere la valorizzazione della donna, un obiettivo cui anche il mondo delle imprese tende, ha sempre teso, è importante. Noi siamo in prima fila perché la donna può dare quel valore aggiunto che fino ad oggi è mancato a questa società. L'iniziativa consiste in un progetto dove abbiamo selezionato in tutta Italia un sacco di donne, dopodiché 32 fanno parte di questo libro e del calendario che ho fatto per il 2011. È stata un'iniziativa esaltante, assolutamente splendida, sotto il profilo professionale, ma probabilmente forse ancora più sotto il profilo umano, perché è strano e difficile che ci si possa ritrovare 30 donne e avviare così delle amicizie profonde. Loro si sono raccontate a me in maniera straordinaria, io ho sentito proprio di essere diventata la loro amica e non nascondo che in talune occasioni ho avuto anche difficoltà a scrivere le cose che mi hanno di loro raccontato, perché sono, leggendo il libro vi renderete conto che ci sono delle cose molto delicate, molto aspetti molto interiori, travagliati, vissuti dolorosi, e sentivo anche la responsabilità di dover mettere su carta questi momenti della loro vita. Ho cercato di farlo con delicatezza e ho cercato anche di evidenziare come nella loro ordinarietà, nel loro essere donne normali, sono straordinarie, ma straordinari lo siamo e possiamo esserlo tutti, qualora riusciamo a superare la vita e ad affrontare le difficoltà nello stesso modo in cui lo hanno fatto loro. Allora il libro è un momento per ritrovarsi, è probabilmente un momento di specularità del lettore rispetto alle cose che io di loro ho scritto. Il calendario è bellissimo, Claudio è un artista assolutamente straordinario, io ho scritto nel libro che riesce a creare dive e quando vedrete le foto avrete contezza di questo. Queste sono tutte quelle cose che fanno della nostra provincia quello che noi con sacrifici enormi stiamo cercando di trasmettere. Una provincia le cui risorse umane sono di elevato spessore, una provincia che ha nelle risorse culturali, architettoniche, storiche, geografiche, dei punti di altissimo livello. E devo sinceramente congratularmi con gli organizzatori di questa manifestazione, perché il messaggio che arriva alla gente che viene da fuori è quello di una provincia forte, positiva, bella, che vuole crescere, che vuole migliorarsi, che vuole mettere nelle condizioni la gente di sentirsi orgogliosa di essere agrigentina. In questi ultimi periodi non mi pare che siano state cose che abbiano determinato questo sentimento. E ricordiamoci che siamo stati etichettati come l'ultima delle province d'Italia, come la prima delle province mafiose, e quando poi arrivano queste cose che disincantano queste classifiche, ben vengono, e sono ben contento di essere stato presente come presidente della provincia, come provincia e come persona e uomo. È stata favolosa, un'avventura strepitosa, donne che si mettono in gioco, che sanno divertirsi, ironizzano, e questa iniziativa è progetto Obiettivo Donna di Claudio Molinaro con la favolosa giornalista Margherita Trupiano. Grazie.
come è stata l'esperienza di questo calendario? Raccontiamoci per tutto il mondo. La riparete? Sì, la rimarremo volentieri, però per quest'anno abbiamo già fatto. Ma è la vostra prima esperienza da modello anche? Assolutamente sì. La donna è sempre bella a qualsiasi età, ma ricordo la bellezza esteriore, non tanto quella interiore. Ma adesso che fa un urinaro, la bellezza delle donne c'è dentro, c'è fuori e di qualsiasi età. Ma quello che trasmetto, perché l'esperienza, la crescita, è prima di noi, quello che stiamo vedendo in ufficio, non necessariamente si deve essere per avere un'idea crescita. Grandiosa, perché è come un pezzettino di te che rinasce anche quando non sei più proprio giovane, è una piccola conferma di quanto tu vuoi essere bello, anche comunque essere più all'inizio, una grande emozione e un ringraziamento speciale a queste due persone che hanno reso possibile questo alla giornata di San Valentino, perché è una grandissima donna, una grandissima professionista.